Buongiorno, oggi chiederemo al professor Rauso di darci indicazioni sull'età ideale per avvicinarsi alla medicina estetica. Professore, a partire da che età è consigliabile iniziare con i trattamenti di medicina estetica? Un cutoff vero e proprio non è facile definirlo, perché bisogna capire sempre il paziente per quali motivazioni richiede un trattamento di medicina estetica. Allora, se parliamo di medicina anti-aging, quindi per la prevenzione del processo di invecchiamento, diciamo che dopo i 30 anni può essere corretto. Però la medicina estetica può essere utilizzata anche in altre condizioni. Ad esempio, prendiamo una giovane donna di 16 anni che magari è intenzionata a fare interventi di rinoplastica. Una rinoplastica a quell'età non è proprio consigliatissimo, l'individuo è ancora in sviluppo, quindi in quel caso, se ci sono le indicazioni, potrebbe essere eseguito un trattamento di rinofiller, quindi un'infiltrazione di acido ialuronico, che quindi permette fondamentalmente di accontentare il paziente, tra virgolette, e aspettare che venga completata la crescita. Quindi fondamentalmente non esiste un cutoff temporaneo, dipende sempre dalle indicazioni. Però perché ci sono oggi ragazze sempre più giovani che sono interessate alla medicina estetica? E questo è un grosso problema sociale. Molto nasce fondamentalmente dai social network, come ad esempio Instagram, dove si ha questa tendenza a fotografarsi e soprattutto utilizzare tutti questi filtri che tendono a far avere un'idea un po' distorta della realtà. Ma in questo caso il ruolo importante è quello del medico, del chirurgo, perché quando si trova di fronte a questi pazienti giovanissimi, invece di assecondarli, il suo ruolo è quello di fargli capire la differenza tra la realtà e quello che poi possiamo vedere su internet. La medicina estetica è adatta anche a persone più avanti con l'età? Sì, quello che cambia è il risultato da raggiungere. Se io faccio un trattamento in medicina estetica a una donna di 40 anni, sicuramente avrò dei risultati più brillanti rispetto a se tratto una donna di 70 anni, per intenderci. Però naturalmente quelli che sono gli endpoints, le finalità sono diverse, quindi il miglioramento ci sarà in ambo i casi. È importante capire durante il colloquio preoperatorio ciò che si aspetta il paziente, perché se quello che siamo in grado di dare con la medicina estetica al paziente è lontano da quello che il paziente si aspetta di avere, meglio non farlo.